una cosa che mi ha sempre affascinato e che appunto mi ha spinto poi a provare questo percorso è la possibilità per un attore di poter vivere diverse vite. Sono Matteo, ho 27 anni, sono nato a Roma e vivo a Treviso ormai da 4 anni. Mi sono trasferito su per motivi di studio e di lavoro e cercavo una dimensione che Roma non era più in grado di offrirmi. Volevo fare nuove esperienze e provare a intraprendere un percorso di vita differente per ambizione professionale e personale. Beh, ho deciso di intraprendere il percorso in accademia innanzitutto perché ho una grandissima passione sia per la musica che per il cinema. L'ambiente del set, del cinema, mi affascinavano da morire e quindi l'ho seguito sempre con maggiore interesse e maggior passione. Dopo alcuni anni di riflessione ho deciso di lanciarmi nell'esperienza con Accademia Artisti, che ritenevo che fosse, diciamo, la più affidabile, la più valida per provare a mettermi in gioco, ecco. C'era un po' di insicurezza legata alla paura eventualmente di non essere all'altezza, di non essere in grado di farlo. Poi alla fine ho detto mi lancio perché tanto è un'esperienza. A prescindere da come andrà a finire, sicuramente mi lascerà qualcosa. Devo dire che fino ad oggi sto riscoprendo delle cose nuove, interessanti, che mi stimolano tanto e mi invogliano a continuare su questo tragitto. Inizialmente ero intenzionato a frequentare il corso di Milano. Visti i miei impegni, per me era un pochino difficile recarmi a Milano durante la settimana per sostenere poi le lezioni. E mi hanno proposto Verona, con le lezioni nei weekend, era anche più vicina, quindi per una questione logistica ho optato poi per Verona. Sono contento della scelta perché è una città che conosco bene, mi piace molto. E poi ho trovato un gruppo di ragazzi veramente fantastico. È un po' una seconda famiglia, anche se ci conosciamo da poco, quindi sicuramente una cosa positiva dell'esperienza al di là del punto di vista poi professionale. Essendomi iscritto in Accademia a novembre del 2020, ho avuto la possibilità di fare lezione sia in didattica online che in presenza. È stata una bellissima esperienza fare le lezioni in presenza, ho trovato un gruppo di persone eccezionali. Tra i docenti, una persona che mi ha colpito in particolare è stato Nino Formicola, con cui abbiamo avuto la possibilità di fare lezione in presenza e ho scoperto, al di là di un grandissimo professionista, una persona squisita. E mi piacerebbe riuscire a trasformare questa passione, questo sogno, in una professione. Il mio obiettivo per il futuro sarebbe appunto quello di riuscire a lavorare nel settore, ma anche se non dovesse essere così, sarò sicuramente soddisfatto dell'esperienza, del percorso intrapreso, sia dal punto di vista dell'apprendimento, della conoscenza del settore, ma soprattutto dal punto di vista della persona, della crescita personale. La formazione sicuramente è importantissima, per quanto non sia l'unica cosa necessaria, sia un fondamento importante da cui partire. Ragazzi, se posso darvi un consiglio, la miglior cosa che potete fare per voi stessi e per il vostro futuro è quella di informarvi e di formarvi, perché sicuramente vi aiuterà a raggiungere degli obiettivi e vi aiuterà a crescere come persone.